ritorno. Allora, mister, un commento sulla partita con il Verbania, finita 0-0, una buona Fulgor, insomma. Abbiamo fatto bene per un tempo. Per un tempo abbiamo fatto bene, abbiamo creato tanto, c'è stata l'occasione del rigore che anche questa volta abbiamo sbagliato, meglio in questo caso la parata comunque con un buon intervento del portiere, qualche buona parata del loro portiere nel primo e una nel secondo tempo, non siamo riusciti a fare gol, abbiamo costruito parecchio, abbiamo rischiato poco se non una disattenzione nel finale che poi nel calcio può portare anche a perdere la partita. C'è rammarico perché oggi, per quanto espresso, si meritava probabilmente di portare a casa i 3 punti, è una cosa abbastanza ripetitiva in questa prima parte di stagione dove seminiamo abbastanza ma raccolto facciamo un po' fatica a prenderlo tutto, però come ho detto tante volte, come dico anche questa volta qua, siamo qui per lavorare, per costruire un gruppo, per dargli degli obiettivi, delle motivazioni, per farli stare in campo. Fin quando vedo una squadra compatta che cerca di giocare a calcio e che costruisce, rimango preoccupato perché comunque si raccolgono di meno, ma sono sicuro che non cambiando atteggiamento prima o poi i frutti vengono raccolti. Il buono è che in queste ultime 2 settimane non abbiamo subito gol, adesso quindi bisogna resettare, come ho fatto al volo la vittoria importante di domenica, resettare questo punticino preso, che è comunque un punticino, e prepararci bene perché domenica c'è Cossato, c'è un derby, c'è una partita importante che come tutte le gare vale 3 punti e noi abbiamo bisogno di incamerare punti il più possibile per togliere ansia. Io vedo che questo gruppo, se devo dargli un problema, probabilmente è un gruppo ancora abbastanza ansioso per vicissitudini magari di passato recente in cui si è tribulato. No, questi ragazzi hanno delle capacità tecniche, hanno dei valori morali, devono imparare ancora a essere un attimino più cattivi dal punto di vista agonistico, però oggi probabilmente non gliene darò atto perché se non fai gol vuol dire che hai sbagliato, però hanno costruito, hanno fatto quello che era richiesto e pensiamo alla prossima ora. Grazie mister e in bocca al lupo per il derby. Crepi il lupo, grazie.